Massimo Razzi. Sì, buongiorno a tutti. Segretario, gli ultimi dati dicono che siamo arrivati al 36% di giovani senza lavoro. Stiamo parlando ancora dell'aspetto dei tagli. Io capisco che la situazione sia che il governo vuole fare un certo tipo di tagli, magari finirà per voler fare i tagli lineari. Capisco che il PD dice no, i tagli li vanno fatti secondo certe regole e trattandoli con i sindacati. Però forse per dare qualche speranza a questi giovani dovremmo riuscire a parlare della famosa crescita. Io non ci capisco più niente, nel senso che sento parlare di 80 miliardi, che poi qualcuno dice che invece sono molti di meno. Ce ne sono 130 dall'Europa, ma non capisco bene dove andranno e come si farà a utilizzarli. Una discussione, cioè, visto che il governo voi lo sostenete, quindi parlerete spesso con lui, lei ha capito bene dove e Massimo, come. Massimo, puoi parlare un Sì, pochino più forte? scusate, dicevo, segretario, visto che lei con Monti ci parla, vi siete capiti su come e quando si potrà davvero capire, vedere qualche cosa che assomiglia a una crescita e che quindi porti a qualche posto di lavoro in più e qualche soldo in più nelle tasche di chi eventualmente avrà un lavoro? Eh sì, parlo, ma diciamo così, dico la mia idea. È chiaro che quando si parla di crescita si dice una parola molto grossa. Noi siamo davanti a una recessione molto dura, molto acuta. Non è vero, come si diceva qualche mese fa, che quest'anno ci sarà una riduzione dell'1, l'1,5. Avremo fra il 2 e il 3 di recessione. E recessione vuol dire meno lavoro alla fine. E meno lavoro nel nostro meccanismo vuol dire meno lavoro per i giovani. Quindi io credo che il punto di oggi sia fronteggiare la recessione creando un po' di lavoro. Come? Per me ci sono due cose da fare: ricavando un po' di soldi da quel minimo di slargo che è avvenuto a livello europeo, da operazioni come quella della spending review. Io credo che bisogna fare un po' di investimenti subito. Ho detto e ripeto, c'è un solo soggetto che può far partire un po' di lavoro subito e sono i comuni. Secondo, bisogna sollecitare un po' di investimenti privati potenziando tutti quei meccanismi che sollecitano investimenti per il risparmio energetico, l'efficienza energetica, l'ammodernamento delle abitazioni, il minor consumo nelle fabbriche e così via, perché questo mette in moto industria, servizi e lavoro. Io credo che investire un mezzo punto di PIL, sto parlando di 5, 6, 7 miliardi, su queste due cose potrebbe cominciare, non dico certo a risolvere il mare magnum di disoccupazione che abbiamo già lì, ma a invertire un po' la tendenza sul tema del lavoro. Noi ci siamo molto occupati di regole, non abbiamo risolto perfettamente il tema, sia chiaro, anche sulla precarietà ci sarà da intervenire. Forse abbiamo evitato guai maggiori, però il problema, il lavoro non lo fanno le regole, il lavoro lo fa un po' di investimenti. Questo io sto dicendo al governo, sto dicendo a Monti, siamo pronti a vedere da partito di governo dove ricavare risorse per fare questo paio di operazioni.